Parla a braccio il dottor Massimo Cinque, uno dei familiari delle vittime che è voluto esserci e lo aveva annunciato assieme ad altri. Suo l'unico intervento dei familiari delle vittime previsto che hanno voluto partecipare alla cerimonia pubblica. Ricorda la sua vita a Piazzale Paoli e quella dei due figli Davide e Matteo nel suo discorso, morti proprio in quella zona assieme alla moglie Daniela. Non penso che i miei figli e mia moglie siano morti. Mi piace dire che si sono trasferiti a un piano superiore, ha spiegato. Questa deve essere una giornata del ricordo, senza nessuna polemica. Quelle ci saranno sempre. A Draghi, al ministro Carfagna, al dottor Cinque, ha chiesto di investire di più sulla prevenzione. Deve passare questo messaggio che si può e si deve costruire bene. Facciamo una buona prevenzione per far sì che chi verrà dopo di noi non debba più piangere vittime per le mancanze altrui. Perché purtroppo il nostro dolore ci accompagnerà sempre fino all'ultimo giorno della nostra vita, quindi non, è un dolore talmente grande che non si può descrivere. Però ripeto, la memoria, il ricordo è importante, quindi come ho detto, quest'acqua che sgorga da queste fontane oggi secondo me è un segnale importante di vita, di rinascita, di ripresa. Una cosa personale, Matteo, Davide e Daniela ci sono sempre, si sono solo trasferiti al piano superiore. Sì, questo lo dico sempre, così è, perché si percepisce proprio la loro presenza quotidianamente, capito? Ti stanno vicino, ti accompagnano, ti aiutano, ti danno la forza per andare avanti, perché se no non sarebbe possibile andare avanti, sopravvivere a una tragedia così grande e così immane. Quindi la forza te la danno loro quotidianamente. Altri familiari hanno deciso di partecipare alla cerimonia, altri si sono dissociati come era ampiamente detto e previsto. C'erano pure Marzia Rossi che ha perso la sorella Valentina, come il giornalista del centro Giustino Parisse che ha perso i due figli e il papà in quella notte terribile. Io le polemiche le ho seguite, come dire, avevano anche per certi versi un fondo che potrei anche condividere, però credo che questo per l'Aquila debba essere come dire, un luogo sacro. I luoghi sacri intendo sia dal punto di vista religioso ma anche e soprattutto dal punto di vista laico. E i luoghi sacri o sono condivisi o non sono. Se questo posto diventa un ring per polemiche politiche o per manifestazioni di uno contro l'altro, beh, credo che forse faremo prima a toglierlo e a rimetterci il famoso parcheggio che qualcuno voleva farci qualche anno fa. Ecco, io credo che questo parco è nato fra le polemiche, è continuato nelle polemiche, è arrivato all'inaugurazione con le polemiche, io dico adesso però basta, adesso questo è un luogo bello da vivere, da venirci, magari anche per una preghiera o per un pensiero.